Ma che cosa abbiamo qui quest'oggi con noi? Ma che carino! Picchia bene. Hell yeah! Ma che Doppio regalo? bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Felicissimo quest'oggi di annunciarvi il nuovissimo Creative Madness. Un super torneo in modalità creativa, mamma mia raga, mamma mia, modalità creativa che vedrà più di 100 creators di tutto il mondo sfidarsi tra di loro. Ma sapete qual è la cosa più bella? È che assieme a tutti questi content creator ci sarà l'intera community di Fortnite a partecipare, perché bisognerà formare delle squadre. E vi spiego subito come, ragazzi. Nel mentre fatemi aprire questo regalozzo da parte di Tom87, grazie mille, brodello. Grazie, grazie, grazie perché apri il videozzo assieme a noi. Vediamo. La wrap di San Valentino! Si vedono così gli item perché mi trovo nella modalità salve il mondo. Stavo per riscattare delle cosette. Oddio, ma ancora non hanno refreshato lo shop. Il caos creativo. Qualcosa di indimenticabile per me, ma anche per tanti altri amanti delle Deathrun. Ne speriamo, ragazzi, che ce ne siano davvero tante da affrontare. Ma quella che dovrete affrontare voi quest'oggi è solo una. Tramite la mappa principale dell'evento Caos Creativo potrete fare due cose: partecipare per giocare all'interno della mia squadra, ragazzi miei, perché ci sono anch'io tra questi 100 creators di tutto il mondo. Esatto, ragazzi, abbiamo la nostra Martex Squad. Vi invito, ragazzi, vi invito a partecipare e ad inviare il vostro miglior tempo giocando la mappa in questione. Ma Martex, come faccio ad inviare questa clip per partecipare al torneo e soprattutto entrare nella tua squadra? Te lo spiego subito tra qualche secondo, anche perché per chi non volesse partecipare al Creative Madness e quindi al caos creativo, può semplicemente giocare questa mappa per ben 30 minuti e portarsi a casa il piccone che vedete qui nell'immagine. Volendo anche dalla sezione notizie del gioco, ragazzi miei, senza cliccare su nessun link di qua e di là, abbiamo la mappa bella e pronta. Clicchiamo su da un'occhiata e ci teletrasporta nella sezione delle mappe creative del gioco. Link qua sotto in descrizione per partecipare al torneo Caos Creativo assieme a Martexone. Ragazzi, vediamo come si invia un proprio record. Eccoci qua. Primo passaggio, dobbiamo scegliere un content creator. Quanto ci scommette? Oh, mi ha fatto. Raga, mi ha fatto vedere Martex! Mi ha riconosciuto così! Ma sono proprio un top player! Attenzione! Ovviamente si scherza, però fate così, ragazzi. Selezionate il vostro server. In questo caso scendiamo tramite il menu a tendina. Selezioniamo Italia ed eccoci qua, ragazzi miei. Eccoci qua. Questi sono tutti i content creator italiani. Selezioniamo il creatore. Mamma mia. Primo passaggio completato. Passaggio 2. Seleziona la tua regione. Mettiamo Italia. Ok. Passaggio numero 3. Inserite la vostra email, che può essere anche diversa da quella che utilizzate per Epic Games, vedete un po' voi. Mettiamo caso che io, Martex, abbia completato la mappa in 3 minuti e 55 secondi, barra un millisecondo, così 0-1. Va bene. Adesso io però, per provare ciò, per provare il fatto che abbia completato la mappa in questo modo, ho bisogno di una prova. Questa prova, ragazzi, è la clip che andrò a caricare sul mio canale YouTube. Potete caricarla anche non in elenco perché la guarderanno solamente quelli di Epic Games. Quindi, ragazzi, l'URL di YouTube non è il mio account di YouTube, il mio link di Martex. Attenzione, non dovete mettere il mio canale, bensì dovete mettere il link che si va a generare della vostra clip, del vostro video YouTube, della mappa che avete appena giocato e quindi del vostro record personale. Lo caricate qui e poi andate giù. Inviate la vostra clip e buona fortuna a tutti quanti, ma soprattutto grazie mille per aver scelto il mio team, ragazzi miei. Io vado a fare due salti nella nuovissima mappa del caos creativo. Voglio vedere che cosa hanno combinato, anche perché sarà quella che dovrete giocare voi per qualificarvi al torneo, ma
soprattutto ragazzi giocarla per ottenere il piccone. 30 minuti di gioco per il piccone di San Valentino, un piccone gratuito, attenzione. Quindi mappa delle qualifiche, dopo che vi sarete qualificati giocherete assieme a me il caos creativo e dopodiché ragazzi ci saranno davvero tante mappe da affrontare contro gli altri team. One eternity later. Dire che Epic Games sia stata veloce è davvero riduttivo. Mai vista una consegna in così poco tempo. Passati 30 minuti, ragazzi miei, ho slogato, sono tornato nuovamente in gioco ed eccoci qui. Selezioniamo la nostra carissima battaglia reale e vediamo che cosa ci consegneranno. Il piccone? Qualcos'altro? Chi lo sa? Ragazzi, 3, 2, 1... No, dai, ma che brava! Vi giuro, non credevo che fossero così tanto veloci, ma che cosa è accaduto? Ascoltiamo, ascoltiamo, vediamo che cosa ha da dirci. Bello, un po' vuoto, ma ci sta. Bellino anche l'effetto nel momento in cui si piccona. Comunque sia, piccolo reminder per tutti coloro che parteciperanno all'evento e quindi vorranno giocare in squadra con me al caos creativo, ma anche per coloro che giocheranno solamente per il piccone. Avete tempo fino al 14 febbraio, ore 15 italiane, per ottenere tutto ciò, per partecipare, per qualificarvi e cercare di entrare nella mia squadra. Credo anche che fino a quel giorno tutta la community potrà ottenere e quindi portarsi a casa questo piccone, ragazzi, piccone gratuito con solamente 30 minuti di gioco nella mappa creativa che vi ho appena mostrato, quindi è super worth, raga, ne vale la pena. Questo è il regalozzo di San Valentino, ci sta tantissimo, fatemi sapere qua sotto tra i commenti se parteciperete, se avete giocato la mappa e se avete riscattato il piccone, che tra l'altro oltre a lui abbiamo anche una bellissima emoji. Va bene ragazzi, ci sta, niente male per questo San Valentino 2022. Eccoci qua! Cos'è sta roba? Lo shop si è appena riaggiornato, mi raccomando, assieme a lui riaggiornate anche il codice Martex e la tienda The Farnet. Come? Cliccando lì in basso a destra sulla voce supporta un creatore e digitando al centro della schermata il codice Martex, maiuscolo, minuscolo, come volete. Cliccate su accetta e rifate lo stesso procedimento tra 14 giorni. Io spero non abbiano rimosso le nuove skin di San Valentino. Qui abbiamo il bundle test che, se non erro, lo vedi per la prima volta, credo, un annetto fa. Andiamo, Ranger dell'amore, mamma mia ragazzi miei, che cosa abbiamo qui? Re delle coccole, a quanto pare tutte le skin di San Valentino io l'anno scorso non le ho proprio calcolate. Sapete, mi sa tanto che le hanno levate seriamente le skin. Cuoriaceo, che? Questa è davvero una bella avrappozza e non lo dico tanto per, cara Epic, davvero bellina, però vedi tutti questi cuoricini, li dovevi fare un po' più sprizzanti. Raptor nel coraggioso, Ace Pen, non so pronunciare questi mot, va benissimo, Never Gonna, mamma mia, scottante. Yes baby. Ragazzi, io spero che abbiate capito ogni singolo passaggio per partecipare al torneo e per ottenere il piccone gratuito. Mi raccomando. No! Meno male. Sono rimaste qui con noi anche perché queste me le devo portare seriamente a casa, ragazzi. Che belle skinnozze che hanno droppato quest'anno. Il piccone sembra proprio questo qui, raga. Molto molto simile, manca qualche anello. Comunque sia, lo shop si va a concludere qui. Io vi aspetto in live per il content update che ci sarà, spero, quest'oggi oppure in un prossimo video mattutino. Mi raccomando, non mancate. Un saluto da Martex e come al solito un bel subreddit.